Scommetti sotto porta. Eccoci con Scommetti sotto porta e per questo nuovo appuntamento, beh, settimana scorsa, no, Ciro, sì. ci stava andando anche questa volta bene e il Palermo invece non è stato tanto d'accordo con noi, perché che è successo? Più del Palermo il Frosinone, nel senso Frosinone, che... Certo. Che non ha fatto né un gol né tantomeno l'ha pareggiato. Esattamente, noi avevamo questa X2. Scommessa 1x più gol di Frosinone e Palermo, purtroppo sì, non centrata. Mi assumo le responsabilità di questa scelta, perché no, è stata la mia, no vabbè, è anche giusto dirlo. Purtroppo insomma non abbiamo centrato la scommessa a causa appunto del mancato pareggio del Frosinone con Palermo, che poi ha vinto 2-0 insomma al 90 in maniera abbastanza clamorosa. Non ce l'aspettavamo affatto. Ha fatto saltare tutti i piani il Palermo, assolutamente sì. Faccio anche un retroscena, visto che ci siamo. Io avevo giocato molto tempo fa un'altra bolletta Bologna-Palermo, unico risultato perso era sempre il Palermo, quindi mi sa che per quest'anno forse sì. Però io sono temerario perché l'ho aggiunto anche questa settimana. Ah, ok, perfetto. Allora vai con le tue. Sì, sì, vado con le mie. Puntate. Noi ricordiamo sempre che giochiamo con una puntata minima di 3 euro, lo diciamo ai nostri ascoltatori. Noi siamo un bel gruppetto di persone che giocano questa bolletta, quindi è un pochino più sostanziosa la nostra, per però quanto ci nessuno riguarda, vi vieta, no, di giocare anche più di 3 euro. Assolutamente sì, giocate assolutamente responsabilmente. Quello sicuramente. Allora, le due scelte per questa settimana, appunto, visto che io sono fissato con questo tipo di scommessa, la ripropongo per le mie due giocate. Quindi, l'amante della combo. Eh sì. Palermo-Sampdoria 1x più gol, quindi bello. Vediamo se il Palermo questa volta ci regalerà una gioia. E Lazio-Inter x2 più gol. Ok, perfetto. Poi ci sono anche le scommesse, no, del farmacista Alessandro, che salutiamo. Che salutiamo. Che è anche di Federico, chiaramente. Certamente sì. Sì. Allora, le dici tu, lo dico io? Allora, le sto cercando perché sono proprio in ce tempo. Ce l'ho io qua sotto, sotto mano. Allora, c'è una partita che effettivamente ci eravamo interrogati, sì, sulla... diciamo validità, cioè per carità il risultato è anche buono, la volontà. C'è un Genoa-Roma 1x e fino a qui niente di strano. Per quanto riguarda Juve-Carpi, l'1x e anche qua abbiamo fatto un il buon Alessandro ci ha consigliato un 1x, lo potete giocare se viene quotato, perché certo, potrebbe esserci una quota molto bassa, però c'è un'alternativa eventualmente. C'è un'alternativa e qui la bolletta potrebbe lievitare. Allora spero che ci sia questa alternativa, sinceramente. Sì, sì. Alternativa il Chievo Fiorentina X, quindi un bel pareggino fra Chievo e Fiorentina. Piace anche a me, ti devo dire la verità. E poi ci sono le due di Federico, se vuoi le leggo io. Vai. Federico, che sappiamo molto bene avere un rapporto speciale con il Veneto, con la città di Verona. E si sta accodando anche Alessandro. Assolutamente. Ribadisce la sua passione per questa città, appunto, e quindi Sassuolo Verona 1-2, doppia chance. Mm-hmm. Stesso risultato per Milan Frosinone, anche qui doppia chance 1-2. Come abbiamo detto, puntata minima 3 euro, sì, potete giocare anche le ripetiamo velocemente, dai, le ripetiamo velocemente. Okay. Allora, le sfide sono le seguenti: Palermo-Sampdoria 1x più gol, Lazio-Inter x2 più gol, poi abbiamo Genoa-Roma 1x, Juve-Carpi 1x, alternativa Chievo-Fiorentina x, se non dovesse essere quotato l'1x di Juve-Carpi, e poi Sassuolo-Verona 1-2, Milan Frosinone 1-2.